avuti anche questa volta delle indicazioni guardando al futuro. Ci sono molti temi che si aprono, soprattutto quelli economici, con alcuni nodi già da sciogliere, dicono i giornali. Poi si torna a parlare dell'emergenza Covid-19 con la possibilità, l'ipotesi, insomma, di un cambio di colore per alcune regioni, lì dove la situazione, soprattutto per quanto riguarda l'indice RT, è superiore a 1. Ma andiamo con ordine. Il Mattino di Puglia e Basilicata ricorda invece con un bel titolo: è già domani, insomma, ora dopo la fiducia, la prova dei fatti. Il Presidente del Consiglio chiede di guardare al futuro, che da oggi è realtà ed è un mare in tempesta per la sua costretta maggioranza, dalla giustizia alla cittadinanza, la pandemia e gli interventi economici per fronteggiarla, con la BCE che sollecita risposte sul recovery. Non per ultimo c'è il Sud, a cui deve risposte immediate. E a proposito di questioni legate proprio al lavoro e al precariato, interessante l'analisi oggi della collega Cianci, un focus appunto guardando a quello che viene definito dal Vangelo secondo Mario Draghi, insomma, il necessario compromesso fra la flessibilità, la precarietà e i giovani cancellati dalla pandemia, il tutto riletto alla luce del report dell'Inps.